Allora, nel 1945 il dittatore Enver Hoxha, il colonnello, prese potere nello Stato e da allora aveva iniziato a combattere la cultura, la democrazia, gli ideali di libertà stranieri. Nel 1945 ha ucciso i primi sacerdoti più importanti, più culturati, e dopo piano piano ha distrutto le teste di tutti, sia musulmani che cattolici ortodossi. Nel 1967 il dittatore dichiarò l'Albania l'unico stato ateo al mondo. Nessuna fede poteva essere testimoniata, professata. Venivano cambiati i nomi, non potevi dire Dio, non potevi dire Gesù, e i bambini di casa non potevano sentire più niente. Dallo spionaggio dicesse chi via i bambini se sanno fare la preghiera, e un bambino ingenuamente poteva rispondere io so fare la preghiera, io so fare la croce maestra, e quindi tutta la famiglia mi ha perseguitato. Lo spionaggio era ovunque, nella sedia, nel cappello, nel vestito, nella casa, nelle persone che la Sigurini mandava, e quindi c'era questo clima di terrore, di spionaggio. Le chiese furono trasformate in musei, in teatri, in cinema, che facevano spettacoli contro la chiesa, anticlericali. Però la gente era obbligata ad andare lì. E loro andavano, guardavano lo spettacolo anticlericale contro Cristo, contro la chiesa, però nel cuore loro dicevano stiamo calpestando un terreno che è stato santo, questa è stata la chiesa, io sono qui per pregare. Qualcuno nascondeva nella parete di casa il crocifisso e la mattina si alzava, andava lì e apriva la bocca. I figli guardavano l'uomo che apriva la bocca, ma non capivano cosa dicesse. E dicevano i figli, povero papà, è impazzito. Nel 91, quando il comunismo è caduto, quell'uomo ha rotto il muro e dice c'è un crocifisso nascosto. Soprattutto gli anziani, quelli che hanno vissuto durante il regime comunista, la loro fede è la loro forte, è stata trovata al fuoco della persecuzione. Salvati il suo figlio hanno rischiato la vita, di essere torturati, deportati, e quelli dicono siamo stati fedeli a Cristo fino alla fine. Mira, dove è corto? Non ci vuole camere, comunque.